parliamo tutti i giorni, tasse, 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 ma le vogliamo pagare, ma bisogna che loro, a un certo punto, chi te le vuol pagare, lo metti in condizione da pagarti. Se Equitalia pensiamo che possa funzionare così, siamo a posto, l'Italia va da Dio. Giorgio ha 55 anni, aveva una ditta di autotrasporti aperta con mille sacrifici quando ne aveva 21. Il suo calvario con Equitalia comincia nel 2006, quando riceve una cartella esattoriale da 180.000 euro. Nel giro di un anno perde azienda e casa. Ad oggi il suo debito con Equitalia ammonta a più di 1.600.000 euro. A lei sentire questa cifra che effetto fa? Quasi nessuno, perché tanto è una cosa che è fuori dal mondo per me. Quando uno lotta a 1.600, 1.700, 1.800 euro al mese per pagare affitto e vivere. Una tortura psicologica, ecco. Avevo iniziato a pagare, poi a un certo punto mi hanno inchiodato, ma avevo già versato più di 200.000 euro. Siamo andati là, abbiamo chiesto il dilazionamento, hanno detto di no, che tutti avevano rubato, me compreso, e portavano via la casa. Questi qui, oltretutto, che mi hanno portato alla chiusura, oggi come oggi non mi lasciano ancora in pace, neanche che faccio il dipendente, non so cosa vogliono. Equitalia adesso vuole anche metà del suo stipendio, una richiesta illegittima. Giorgio sta lottando in tribunale. Un pignoramento che è arrivato direttamente sul suo stipendio. Lui se n'è accorto quando ha visto la trattenuta sulla busta. Questo pignoramento andava revocato. Al che Equitalia risponde con una lettera datata febbraio, 16 febbraio 2016, in cui rinuncia. Due giorni dopo, il 18 febbraio, promuove lo stesso pignoramento, questa volta davanti al Tribunale di Rimini. Gli interessi sono aumentati di 100.000 euro e comunque, anche sommando le varie cartelle, i conti comunque non quadrano. Io continuo a lottare, non mollo, però qualcuno magari gli può anche girare per la testa da dire bon, basta, mi tolgo il problema togliendomi la vita. E allora forse lo Stato, che se ha certa gente che non applica le cose come vanno applicate, forse non sarebbe meglio se gli va a guardare e dire a queste persone: oh, qui stai facendo le cose che non vanno bene?